Davide da Trento, vai. Davide da Trento. Quasi l'ora è forte. Davide, dimmi. Ciao Cruciani, vai. Io il 14 di agosto, sì, mentre ho letto, alle 22.30 ho sentito il mio cane abbaiare, sono sceso in giardino, ho trovato due individui che mi stavano scardinando il garage, sì. Uno è scappato, uno l'ha preso da dietro, gli, sì, ho dato un paio di pugni che mi sembrava il minimo, sì, e l'ho buttato con la testa contro il cancello. Bene, sì. Ho chiamato i carabinieri. Alla fine, dopo una settimana e mezza, mi hanno notificato una denuncia per aggressione, sì, a me. E al ladro non è successo niente. Il ladro me lo sono trovato la settimana scorsa, fianco a fianco, a mangiare la pizza. Non ho capito, Davide. Allora, riassumiamo la cosa, riassumiamo anche perché va spiegata bene. Allora, tu hai subito una rapina in casa. C'erano due signori che sono entrati. Dove sono arrivati? Due signori albanesi sono arrivati dentro il giardino di casa mia, mi hanno rotto il garage e volevano portare via l'auto. Quando sono uscito, uno è scappato, sì, l'altro ha fatto ora a rincorrerlo, a prenderlo, sì, nel trambusto un paio di pugni sono scappati, l'ho lanciato contro un cancello e si è aperto un po' la testa. Mia moglie si è aperto la testa, si è aperto un po' la testa. Gli è andato 10 punti in testa, ma gli sta bene, sta a casa sua. E mia moglie ha chiamato i carabinieri, ha chiamato l'ambulanza, tutto, i carabinieri, sì, sembrava tutto tranquillo. Dopo 8 giorni, scusi, sì, di precisione, mi hanno notificato una denuncia per aggressione. Ma è l'Italia, io purtroppo, adesso, questa denuncia per aggressione, se lei doveva trovarsi un avvocato, pagare, eccetera, eccetera. Io ho già il mio avvocato che mi sta difendendo e io è dal 18 di agosto, da quando, sì, mi è arrivata la notifica, che mando tutte le mattine una mail e una raccomandata che ho ricevuta di ritorno, sì, al Ministero della Difesa. E che scrivi questa roba? Ma che c'entra il Ministero della Difesa poi, scusa? Al massimo il Ministero della Giustizia o degli interni, che ne so? Perché vorrei un incontro. Con chi gestisce le forze dell'ordine? Perché io, sì, ma non è la difesa, ti voglio sottolineare che non è, sì, ci sono i carabinieri, però cioè, al massimo al Ministero degli Interni. No, ma fai bene a scrivere tutte le lettere del mondo, non troverai risposta. Perché non alla Marina Militare? Nessuno ti risponderà mai. Ma però è inutile che quello dietro di te, tu sei una gran persona, Cruciani, tu non devi mai andare in politica, ma tu sei veramente... No, io voglio fare la lista Zanzara, non è entrare in politica, darò la benedizione alla lista Zanzara. Anche, io sono estraneo. Ma i corvi si possono candidare, ad esempio. Ma sei il numero uno, veramente. Vabbè, Davide, allora... Però non è un'Italia giusta questa. Ma non è più un'Italia Italia nostra. Ma cos'è non che è nostra, cioè, io non ho capito che cos'è che non ti va bene, il fatto che abbiano aperto un procedimento contro di te. Questi possono fare tutte le denunce che vogliono, dovrebbe essere archiviate dopo due secondi le denunce di questi signori. Appunto. Evidentemente ti vogliono accusare di eccesso di legittima difesa perché gli hai spaccato, sì, la testa a questo qua, no? Immagino. Si sarà ferito. Che si è fatto st'albanese? E io che sono a casa mia, non mi posso difendere. Io l'ho detto anche ai carabinieri, io uccido, io d'ora in poi a casa mia io uccido. Ma che c'è? Chi entra a casa mia, armi ce l'hai per uccidere o no? No, perché mi hanno tolto anche, io ho il porto d'armi, mi hanno tolto il porto d'armi perché adesso ho una denuncia per aggressione. Eh beh, certo, te l'hanno tolto adesso? In automatico, sì, scatta quando hai la denuncia. Io uccido però. Io uccido. Era il titolo, Emilio, che cos'era il titolo del di Faletti, no? Sì, sì. Era anche un film. Io a casa mia, perché io devo difendere mia moglie, la casa mia che io ho pagato e mia moglie, sì, io li devo difendere. Beh certo, allora, è normale. Io uccido e questo non questo è più capito, l'Italia. Ma questo l'abbiamo capito, l'hai ripetuto 40 volte. Io uccido, altrimenti sembra veramente una cosa finta. Sì, o forse perché non abbiamo più... E noi viviamo a Trento, dove tutti pensano che sia una città tranquilla e serena. Invece... Siamo nella giungla più totale. Comunque, sai che c'era a cavallo Bo Derek, Emilio? Bo Derek a cavallo. Ma vuoi mettere Bo Derek con la Merkel? Non c'è proprio paragone. Cioè tu ti faresti la Merkel e non Bo Derek. Sì. Ma la Merkel, secondo me, ti dà grandi soddisfazioni a letto. Poi adesso sei fissato con questa cosa. Guarda, io non riesco a uscire. Pappagallo Kid. Ma una bella voce. Chi? Mi piace Pappagallo Kid. Beh, in che senso? Bo Derek, lui ha una... Posso dire una cosa sulla voce calda. Calda. Quindi può dire anche cose non credibili, ma con questa voce diventano credibili. Lo sai, volevo dire una cosa, invece, io sono d'accordo più su David, se sulla storia del... Perché siete di sinistra, è un pericolo. No, questa cultura sinistroide che le armi vi fanno schifo, dai. No, allora, io sì, le armi non ho mai toccato un'arma in vita. Ma mi è sì, mai vi dato... fa schifo l'America che spara, tutti questi pregiudizi, l'America... L'autodifesa vi sta sulle palle, pensate che sono tutti dei pistoleri. Perché in giro? Non possiamo accettare di farci rapinare? Cioè, perché non possiamo accettare che nella però vita... questa cosa qui bisogna accettare di farsi lapidare. Cioè, ti scortico su questa roba qua. No, scusa. Ti faccio nero, aspetta. Ci un attimo. Sono anche i ladri. Fermo lì. Sì, bravo, certo. Brucida. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di Servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara.
favore, ma Cruciani, ma questa è follia, ma qua siamo alla follia più totale. Allora, credo ieri da Del Debbio c'è stato uno scontro pazzesco. Dal professor Del Debbio. No, da Del Debbio. Dai, che professor Del Debbio? Ma quale professore? Sì, professore. Vabbè, da Del Debbio c'è stato uno scontro tra un avvocato, che è l'avvocato di un signore, il sì. quale ha preso 17 anni, un contadino siciliano, e 600.000 euro di, che non pagherà mai ovviamente, di risarcimento per aver ucciso un signore che si era introdotto a rubare delle galline nella sua, nel suo orto, nel, nei suoi campi. Quello si è presentato con la carabina e ha sparato. Signor Caruso, signor, preso 17 visto, anni visto. Avvocato Lipera, meraviglioso. Poi vorrei dire una cosa a quel signore là che dice che ha chiamato i carabinieri, io non so in che pianeta vive. Qua, all'una pianeta e mezza della notte, realtà. Siamo, in, siamo. E mi faccia parlare, ma parla sempre lei, ma faccia parlare. Ma, lei che non sa niente di questa storia. Mamma mia! Mi dia la possibilità di parlare. Ma, ma dico, ma l'educazione ce l'avete lì? Dai, dai, dai. Mi faccia dire come stanno le cose. Ma stia calmo! Allora, ma c'è la coda di paglia, allora, in quel campo. Stivali, ma si vuole stare zitto un attimo, ma possiamo parlare, parla sempre lei. L'avvocato Lipera, effettivamente difendere questo signore è arduo, però francamente mi sento di difendere. 17 anni per aver sparato a un ladro, certo, un rubagalline, come si dice, uno che era andato lì a rubare, ma è gente che usa il fucile anche abbastanza facilmente, però 17 anni. Hai detto la parola chiave, usa il fucile abbastanza facilmente. Ma ho capito, this ma posso... This is not my country. Vabbè, ma ragazzi... This is not my country. Your country is the United States of America. Può essere, in alcuni casi sì, in alcuni casi sì, in alcuni casi sì. Librandi contro Giordano, Mario Giordano, sentite. Grande classico. Sono andato a rubare le ciliegie. Tu non sei mai andato. Sei una mummia se non sei mai andato, no? Capisci? Io sono andato e ho rischiato di farmi ammazzare da uno così. Cioè, mi tocca difendere pure questo che ha preso 17 anni e 600.000 euro. Cioè, non sei obbligato. Ma lo difendo, lo difendo. Non sei obbligato. Lo difendo, lo difendo. Non ho capito che cos'è quella roba che hai detto prima, Emilio? Pappagallo lasciamoci Kid? Rapina- che cos'è? Lasciamoci rapinare. Cioè, il discorso è questo qua, no? Vedi che come si, lasciamoci che si rapinare? Come? No, ma si collega al discorso che abbiamo fatto prima di quello che ha ucciso il leone e anche, secondo me, con la Merkel nuda a cavallo. Cioè, perché no, tutto non c'è un... nessun collegamento tra no, queste due cose. C'è perché il principio di realtà, cioè, esistono i ladri. Allora, se noi dicessimo, non dico che non ti devi dare fastidio, però se noi dicessimo, ok, allora, un conto è la sicurezza, la salute, del, no, la sicurezza dei nostri cari, quello è un altro tema, vabbè, lì allora... ci deve pensare lo Stato, vabbè. Però se ci sono delle un ladro entra in casa, ti ruba il televisore, e vabbè, te lo ricompri, dai, ma che... Cioè, ma entra, no, vabbè, ma io ti ammazzo, ma io ti scortico se vuoi rubarmi il televisore, ma io ti picchio, io ti... Ci sta, devi mettere in conto, tu qua, su, paghi le tasse, ok, beh, paghi sì, il, meno, sì, certo. il 20, il 30, il 40, il 50, e poi ci sono tassa ladri, devi pagare i ladri, ci sale, campano. Ma uno, ma ho capito, ma se uno entra dentro casa mia e poi io faccio secco, sarà un problema suo che è entrato o mio che ho sparato? No, tuo che hai sparato. È mio che ho sparato. Tu che hai sparato, perché lo sai, è come ragazzi. Quello lì che ha sparato al Leo, tu lo sai che se spari poi dopo te, poi può non dispiacermi, può aver fatto, può essere comprensibile, però non